Presidente Barone, miglior debutto non poteva esserci, 3-0 al Potenza, ma soprattutto la vittoria della città di Caserta, un palazzetto dello sport stracolmo. Sì, chi è sa di pallavolo mi dice che non ha mai visto tanta gente a una partita di pallavolo ed è una soddisfazione enorme. Abbiamo portato le famiglie, i ragazzi, le tantissime ragazze nel nostro vivaio, e poi cominciare così è il massimo. E 3 punti, sapevamo che questa era una squadra ostica, ma le nostre oggi sono state nettamente più forti, non c'è stata proprio storia. Benissimo, meglio di così. Grande successo, ovviamente guai a montarsi la testa perché sabato vi aspetta già una bella trasferta insidiosa. Noi avevamo messo in conto che potevamo perdere anche le prime 4 partite tutte, perché erano 4 partite piuttosto difficili. Cominciare così ci dà la carica, sicuramente non ci montiamo la testa. È chiaro che noi abbiamo comunque una squadra che ha una grinta incredibile, non molla mai, e abbiamo 2 o 3 punti di forza eccezionali. Avete visto oggi, hai visto oggi tu che hai assistito e hai ripreso, grazie a Fattaccio quando è in forma cosa è capace di fare. È chiaro che è una ragazza che fa una trade che fa la differenza, sicuramente andremo a Lecce per giocarcela senza nessuna presunzione. Con una squadra così ben amalgamata, con il sostegno del pubblico, quest'anno davvero può essere un bell'anno. Sì, decisamente, noi puntiamo a fare più punti possibili all'inizio e poterci divertire, soprattutto ci interessa portare la gente nel palazzetto, perché la pallavolo femminile, ma la pallavolo in genere, è uno sport bello, appassionante, per famiglie, vedete, non ci sono problemi di ordine pubblico, è tutto così bello, e noi puntiamo soprattutto a creare questo grande movimento. Oggi sono presenti ragazze di 8 società Polalto presenti in provincia e di 5 società casertane del settore giovanile. È un successo, credo, importante, ma è solo l'inizio.